Da lungo tempo conosco le tue testimonianze che hai stabilite in eterno. In portoghese la parola testimonianze è resa con la parola prescrizioni. Le prescrizioni sono delle ricette. Le ricette, per quanto importanti siano, valgono solo se sono seguite. Obbedire tuttavia non fa parte della natura umana. E forse questo è il motivo per cui molti cristiani non riescono a essere felici, pur conoscendo le prescrizioni divine. In questo Salmo 119, le prescrizioni divine sono presentate come la strada verso la felicità. Una persona infelice è una persona malata. Non c'è infermità più terribile dell'infelicità. Distrugge la voglia di vivere e ti condanna ad una vita di fallimento, triste e mediocre. Crea un senso di inutilità e di svalutazione. In altri termini, si sopravvive. Ti svegli ogni giorno per realizzare ciò che consideri il tuo dovere. Ti sforzi, lotti, lavori, ma in fondo al cuore senti una sorta di vuoto che ti mette a disagio e porta alla disperazione. La scienza oggi fatica ancora per trovare una cura per il cancro. L'AIDS è ancora stigmatizzata e considerata una malattia mortale. Ci sono statistiche che si prefiggono di tenere sotto controllo queste malattie, ma non ci sono statistiche che indicano quante persone effettivamente muoiono di infelicità. E l'infelicità porta a matrimoni che vanno male, figli che si autodistruggono, angoscia che soffoca, cuori fatti a pezzi. Tutto questo è la conseguenza di vite infelici. Con tutto il cuore, si tratta di un'espressione che unisce ciò che è più sacro dell'essere umano, la sua volontà e il modo in cui dovrebbe essere usata per seguire i consigli divini. Oggi devo fare un'analisi della mia vita. Quanto il mio essere, il mio cuore, la mia volontà sono determinati a seguire le prescrizioni divine? Vale la pena rispondere a questa domanda? Perché altrimenti tutti i tentativi umani di raggiungere la sensazione di una vita piena, soddisfatta e felice si concluderanno nella frustrazione. Devo dire come il salmista: da lungo tempo conosco le tue testimonianze che hai stabilite in eterno. Buona giornata e che Dio ci benedica.